E questa è la prima parte dell'assemblaggio di quello che sarà il ciclone separatore. Allora, dopo aver forato la parte superiore con la sega a tazza e il fianco, sempre con una presa a tazza per poter incollare con una resina epossidica l'attacco per il tubo superiore e l'attacco per il tubo laterale, ho provveduto a forare il fondo con il seghetto elettrico. Quindi aspettiamo che la resina si asciughi per poter poi andare a sagomare il foro sul serbatoio del ciclone separatore. Come abbiamo visto, funziona egregiamente. Tutto è partito riciclando sostanzialmente un vecchio secchio che ho avuto la possibilità di recuperare e adattarlo a questo progetto. Non ho dovuto fare altro che progettare con Fusion 360 e poi realizzare con la stampante 3D gli attacchi di ingresso e uscita per i tubi di aspirazione, montare tutto su quello che è in sostanza il serbatoio per la raccolta dei trucioli e la polvere di legno, fare gli attacchi all'aspiratore della Parkside, testarlo e, come abbiamo visto dalle immagini, il tutto funziona egregiamente. Originariamente il progetto del ciclone separatore era completamente diverso da come possiamo vedere nel riquadro.
Poi ho avuto questa opportunità di poter recuperare e riciclare questo secchio e alla fine, in base a me, la mia anima ecologista, ho deciso di recuperare e adattare questo secchio. Siamo giunti alla fine di questo video. Le solite raccomandazioni del caso. Se ti va, commenta, condividi, ma soprattutto un bel like e iscriviti e non ti dimenticare di spuntare la campanellina sulla voce tutte in modo da restare aggiornato per i futuri progetti e o recensioni. Non mi resta altro che ringraziarti per la visione di questo video, rinviarti a venerdì prossimo e augurarti un buon fine settimana. Ciao! Oh yeah.